Provate a immaginare la meraviglia, lo stupore dell'esploratore svizzero che all'inizio del XIX secolo riscoprì la mitica città di Petra. Superata una gola stretta e profonda che in questo momento è alle spalle della macchina da presa, quell'uomo si trovò di fronte a una distesa di rocce a strapiombo che nascondevano palazzi e templi scolpiti in una roccia rosata. In questa cornice di meraviglia di mistero gli archeologi sono riusciti a ricostruire un itinerario storico quasi completo, ma restano molti inquietanti interrogativi. È un po' quello che succede nella cronaca di ieri e di oggi. Miti, enigmi, curiosità, personaggi di ieri e di oggi viaggeranno con noi alla ricerca dell'Arca ogni domenica alle 20:30 su Rai 3. Alla ricerca dell'Arca, un programma sul filo della memoria e dell'attualità. Alla ricerca dell'Arca. Dal 31 gennaio alle 20:30, Rai 3. Signore e signori, buonasera. Tenetevi forte, John Belushi e Danny Croyd stanno per rovinare la vostra serata nei Blues Brothers, il capolavoro del cinema demenziale di John Landis. Tra il primo e il secondo tempo del film, il telegiornale della sera. Alle 22:45 presenteremo Domani si gioca, varietà di sport e spettacolo ideato da Gianni Minà. Il telegiornale della notte concluderà le nostre trasmissioni. Buon divertimento con Rai 3 e i Blues Brothers. Sera la Camera continua a votare per la finanziaria. In generale sono stati respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni e lo ricordiamo sono oltre 1.800, tutti respinti tranne che in due casi. Poco fa è passato un emendamento radicale che destina circa 300 miliardi a favore per il finanziamento delle associazioni, ma stamattina era passato un altro emendamento delle opposizioni di sinistra, oltre 3.000 miliardi per innalzare il minimo vitale a favore dei pensionati più poveri. A usufruirne saranno i più poveri, quelli con oltre 60 anni, un solo reddito, nessun'altra persona con cui dividere le spese familiari o che vivono addirittura soli. Insomma, proprio i poverissimi. Per tutti questi pensionati, non solo per quelli con la pensione sociale, scatterà un aumento che garantisca un assegno minimo mensile di 550.000 lire. Per la copertura di questo emendamento, nella finanziaria si prevedono 500 miliardi di spese in più per il 1988, altri 3.000 complessivamente per il biennio 1989-90. È difficile dire quanti cittadini riceveranno alla fine l'aumento di pensione. È però certo che in Italia vivono quasi 2.400.000 ultrasessantenni catalogati nelle fasce più basse di povertà e miseria. Questa è una grande questione di equità e di giustizia. Si può dire che oggi finalmente in Parlamento questi termini, equità e giustizia, escono dalla convegnistica, dai convegni o anche dalla retorica per diventare un fatto reale che va a beneficio di centinaia di migliaia di uomini che hanno subito finora un'ingiustizia incredibile, che dimostrano quanto ancora siamo indietro rispetto ai livelli di civiltà di una società moderna. In una pausa delle votazioni alla Camera si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha ripresentato il decreto per il finanziamento della nostra missione navale nel Golfo Persico. È stata anche ascoltata una relazione del Presidente della Regione Siciliana Nicolosi sull'emergenza mafia. Il Parlamento ha deciso di dare poteri più ampi alla Commissione parlamentare antimafia. Il Governo oggi ha deciso di esaminare più a fondo la situazione prima di adottare delle misure per garantire la trasparenza degli appalti. Comunque, un rinvio.
Sono stato invitato dal Presidente del Consiglio a non insistere perché oggi si approvasse questo, ma attendere le disponibilità o le vicende compiute della legge finanziaria, almeno per quanto riguarda la Camera, e gli incontri successivi con la Presidente della Regione Siciliana per poter combinare l'insieme delle cose. Quindi un rinvio? Come mai questo ritardo? Lo dice a me come mai questo ritardo? Io l'ho presentato il 30 di ottobre, volete ancora che svergogni le lentezze? Ma l'altra notizia politica di prima pagina è che il dibattito sulle riforme istituzionali arriva in Parlamento. Ne hanno discusso sui modi stamattina per oltre due ore i presidenti di Camera e Senato, Iotti e Spadolini. Delle riforme istituzionali, i segretari dei maggiori partiti politici, De Mita, Natta, Craxi e La Malfa, ne discuteranno insieme da lunedì prossimo in una sede insolita, l'Università di Pisa. E passiamo alle notizie dall'estero. Israele, la diplomazia internazionale preme per la conferenza di pace. Senza incidenti, il venerdì di preghiera nelle moschee di Gerusalemme. La nostra inviata Neliana Terzigni. È stato un venerdì di preghiera, come aveva promesso il Mufti, il capo supremo dei musulmani di Gerusalemme. Ma è stato anche un venerdì di protesta, a cui l'esercito e la polizia militare israeliani oggi non hanno però risposto. Dopo le scene cruente della settimana scorsa, intorno al terzo luogo sacro dell'Islam, le moschee di Omar e di Al-Aqsa, ma anche in tutta Gerusalemme, le misure di sicurezza sono state un cordone impenetrabile. Fra le prevenzioni adottate sembra sia stato anche il ritiro delle carte d'identità a cittadini arabi della Cisgiordania, per impedirne la circolazione e quindi l'affluenza alle moschee. Per le televisioni e per la stampa di tutto il mondo, porte sbarrate. It's very dangerous, è molto pericoloso, si è lasciata sfuggire una donna poliziotto. L'esercito ha rimediato invitando i giornalisti su un terrazzo, da dove tuttavia era difficile seguire la cerimonia. La nostra troupe ha raggiunto fortunosamente un tetto da cui è stato possibile documentare la manifestazione seguita alla preghiera. La volontà di non ripetere il venerdì nero da parte degli israeliani sembra confermare anche la ricerca di una soluzione sul piano diplomatico. Economia è ripresa oggi alla Borsa di Bruxelles. La trattazione dei titoli della Société Générale de Belgique, la potente holding belga, della quale il presidente della Olivetti, De Benedetti, ha acquisito alcuni giorni fa una quota del 18,6%. Non vi sono state reazioni traumatiche per il titolo, che è stato quotato 3.210 franchi contro i 3.250 di una settimana fa, prima che si sapesse dell'operazione. E adesso alta moda a Roma. Ecco com'è la primavera estate delle grandi firme. Gonne corte ma non troppo e morbide ad accompagnare la figura, anche le linee dritte si aprono in pieghe e pannelli, colori accesi e tanti fiori. Compito dell'alta moda è anche questo, definire le tendenze, creare idee e spunti per il prêt-à-porter. Valentino ha chiuso ieri come tradizione le sfilate romane, ci sono sempre il bianco, il blu, il rosso, i pois, la linea alla Rossella O'Hara per la sera, ma anche una sorprendente fonte di ispirazione dalla commedia dell'arte seicentesca, che apre a virtuosismi stilistici e di lavorazioni. In mattinata Mila Schön era stata l'ultima delle milanesi a scendere in campo e nel pomeriggio il napoletano Fausto Sarli. Un bilancio di questa kermesse: meno mondanità e assalti ai buffet, meno paillette e stravaganze e un rinnovato impegno creativo a sostegno dell'immagine di tutta la produzione italiana che, stando alle cifre, comincia ad averne bisogno. Insomma, queste sfilate sono meno inutili di quanto si creda. E comunque sono gradevolissime per l'occhio. Bene, per il momento è tutto, vi lascio al secondo tempo del film The Blues Brothers, ma noi ci rivediamo più tardi al termine della trasmissione Domani si gioca per le notizie di TG3 Notte. Buona serata sul 3 dunque e a dopo.